figo però. Adriano è molto serio stasera, non so perché. Adriano, vorresti dire qualcosa di questa esperienza che stai facendo? Lo dico alla fine. Vorrei inquadrarvi il locale, solo che c'è un sacco di gente, giustamente per privacy non è il caso. E il locale è molto molto classico, molto elegante, ci sono dei quadri intorno di personaggi famosi, lì c'è un maxi schermo, stanno proiettando la partita. Niente, Adriano, inquadra un po' il tavolo come viene presentato. Con questi prodotti qui dovrebbero essere vari oli, cose vari, questo il coperto, l'impiattamento, qui abbiamo un lume che non funziona. Probabilmente dovrò farcelo cambiare. Allora, Adriano non sta facendo altro che lamentarsi. Allora, ci hanno appena servito questo stuzzicadente con oliva, ciliegina e un... Cosa ne pensi? Cioè, tu al tuo B&B non lo serviresti mai così. È assurdo. Lo so, Adriano è un po' scontento. Stasera l'ho quasi obbligato a venire qui a mangiare. Quindi... Quasi. E quindi niente, quello che ci portano ci mangiamo, dai. Allora, mi viene da ridere perché sono veramente una persona, veramente uno stupido. Ho ordinato il carpaccio di manzo pensando fosse la pizza. Invece mi è stato servito giustamente l'antipasto. Mettiamo un attimo la luce al centro, che è questo qui. Invece Adriano ha preso la pizza margherita e giustamente ha avuto una pizza margherita. E questa qui. Allora Adriano, che ha già avuto la pizza, ora procederà all'assaggio. Vamos. Il fatto che è trasparente. Allora, vediamo com'è questa pizza. È trasparente. Impressione a caldo. Temo la sua espressione. È sottilissima, quindi leggerissima. Parlaci del gusto, com'è? Normalissimo, cioè come centinaia di altre pizze, come centinaia di altre pizze la fanno anche meglio. Cioè, veramente non capisco. Bene ragazzi, la mia pizza è appena arrivata. Cameraman inquadrala, falla vedere bene nella sua interezza. Ok. Procediamo all'assaggio. Come diceva Adriano, molto sottile. Tu fai queste robe con me, probabilmente ho bisogno di ispirare di più. La pizza è buona, in media come tutte le pizze. Quindi tutto questo hype non lo capisco, perché una semplicissima margherita, anzi anche troppo semplice perché è una sottiletta. Non sono un amante dell'impasto napoletano, ma neanche delle sottilette, una via di mezzo. Sai che il triangolo che ti sei appena mangiato costa 2,50€? Sì, teoricamente sì. Devi sapere. Sì. Bene ragazzi, io continuo a mangiare la mia pizza. Ci vediamo al momento del conto. A dopo. Bene ragazzi, il momento che tanto attendevate, il conto. E già mi sono messo sul pilone perché me l'ho presa nel culo stasera. Lui non parla, lui sta esprimendo pochissimo, quel poco che si è espresso avete visto durante il video. Allora, mi ho speso 60 euro per due coperti, la bottiglia di acqua naturale, una porzione di carpaccio che per mia colpa pensavo fosse la pizza, quindi ho dovuto mangiarlo perché alla fine ci stava, e due margherita. Allora, i prezzi c'erano scritti, quindi non ci possiamo lamentare di niente. Il coperto sta a 4 euro, l'acqua 4,50, 4 euro non, se non vado errato. Il problema è che per la qualità il prezzo è il triplo, cioè è una pizza che si può mangiare tranquillamente in qualsiasi posto, quindi questa presunzione di dire che sia la pizza migliore, sinceramente... No, è una cazzata. Anche perché poi sono andato a vedere il forno,
forno elettrico di quelli che girano, classicissimi, neanche forno a legna, con un tipo di legname particolare per dare niente, forno elettrico, forno elettrico assolutamente, che trovi nelle mense delle grandi aziende. Che dire, il servizio è tranquillo, il locale è carino, però per i prezzi siamo totalmente fuori, cioè capisco che briature, ok, eccetera eccetera, è quello che è, però diciamo sì, se volete fare questa esperienza, ma potete tranquillamente non farlo. Esatto, potete tranquillamente andare di fronte, dove sicuramente mangerete meglio. Ragazzi, amici, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. La serie Mangio nei ristoranti dei personaggi famosi si chiude qui. Meno male. Spero vi sia piaciuta, spero che abbiate apprezzato. E niente, ritorniamo ai miei classici contenuti sulla mia amata Puglia. E ora che tornerò a casa, dopo ciò che ho speso in questi giorni, apprezzerò tutto molto di più. Amici, da qui è tutto. Gian Pietro, Greasy Pizza, Milano. Al prossimo video. Ciao belli!